Allora adesso lascio la parola a Michele per leggere la lettura. È sempre una regia perfetta, quindi poco ho da aggiungere, salvo il fatto che personalmente vorrei sottolineare quello che Marcello ha già detto, come la cifra, diciamo, che distingue l'edizione di quest'anno forse va proprio ricercata in questa maturità della consapevolezza del progetto, in cui la cultura della sostenibilità si è progressivamente radicata in un'integrazione non solo, diciamo, architettura, impianti, ma anche in una diciamo, declinazione della responsabilità sociale del progetto, del costo e quindi della necessità che questo corrisponda a un bilancio costi-benefici particolarmente sensibile in un periodo come questo, che ha attraversato una crisi molto grossa, e anche un radicamento nel territorio fortemente connesso a tutte le vicende che il territorio affronta. Quindi non è un premio che premia la bella architettura o l'intervento isolato di grande prestigio, ma è un premio che in qualche modo premia il tessuto che questa architettura, questi progetti, queste realizzazioni hanno trovato consapevolmente pronto nel territorio a realizzare. Sono premi che riguardano non solo la nostra regione. Cioè, incominciamo dal primo, chiamiamo o facciamo prima. No, prima leggiamo la motivazione. Vincitore della sessione edilizia residenziale. Benissimo. Allora, il vincitore della sezione edilizia residenziale è il progetto di Casa Insieme a San Felice sul Panaro, progetto dello studio di architettura Mauro Frate, che è qui presente e ritirerà il premio. Io leggo la motivazione, perché è questo che bisogna fare. No? Progetto realizzato dopo gli eventi sismici del 2012, su iniziativa dell'ASP Modena Nord, per affrontare in modo innovativo il tema dell'assistenza domiciliare agli anziani, che nel territorio modenese deve fare i conti con l'inagibilità diffusa delle abitazioni rurali e dell'allontanamento dei residenti dalle zone rosse dei centri storici. Pensate se non è radicato nel territorio, nelle vicende che l'hanno colpito questo progetto. La risposta consiste nella realizzazione di una rete di micro-residenze assistite diffuse in ambiti contigui alle aree residenziali, vicine ad altre attrezzature collettive, in modo da valorizzare le possibili interazioni fra i soggetti del servizio e le altre fasce della popolazione. Questi piccoli edifici, che costituiscono una tipologia alloggio con servizi, tra cui l'esempio di San Felice risponde ai paradigmi di sostenibilità, sia per il progetto di welfare territoriale che gli sta dietro, basato sul concetto di resilienza del sistema urbano, sia per la scelta di realizzare semplici manufatti edilizi in legno a basso costo di costruzione e di gestione, che grazie alla elasticità della struttura in X-LAM sono in grado di assorbire l'azione di terremoti anche di forte intensità, senza subire danni. La soluzione tecnologica, edificio impianto, qui guardo Tattarini, è basata su un sistema misto attivo e passivo che, oltre ad un ottimo livello di coibentazione dell'involucro, sfrutta l'apporto solare invernale, protegge dai raggi incidenti nel periodo estivo. L'edificio si colloca in modo armonioso nel tessuto preesistente a bassa densità e si inserisce a basso impatto nell'area destinata a verde pubblico e dotato di attrezzature collettive. Dal punto di vista strettamente impiantistico, la scelta di un sistema ibrido composto da generatore di calore murale a condensazione alimentato a gas metano e pompa di calore monoblocco reversibile aria-acqua a bassa temperatura alimentata ad energia elettrica dimostra una grande attenzione per la sostenibilità ambientale, correttamente abbinata alla sostenibilità economica. La cura per la regolazione ed un puntuale inserimento di recuperatore di calore ad alta efficienza completano le caratteristiche di eccellenza di questa parte del progetto. La motivazione è un po' lunga, perché era effettivamente opportuno sottolineare tutti gli aspetti, sia di carattere di socialità del progetto che della tecnologia che è stata applicata.
Quindi io chiamerei l'assessore Palma Costi e l'architetto Mauro Frate. Un applauso. Prima non potevo chiaramente parlare perché potevo, come si dice, c'era la suspense dei premi, probabilmente ed era giusto che non lo facessi. Però prima ho citato che i soldi sono importanti, ma vengono dopo le idee. Allora, due cose: ringrazio Confindustria perché ha finanziato Confindustria Modena e insieme anche al Nazionale, se non sbaglio, ha finanziato. Sì, il Club dei 15 ha finanziato diciamo questa operazione. C'è anche il sindaco di San Felice e c'è anche la direttrice e il presidente dell'ASP. Dico questo, era ottobre del 2012 circa, non avevamo niente, sapete che io sono di quella zona, non c'era niente, c'erano neanche gli uffici. Per cui eravamo io, Loretta e lui a sedere sopra una panchina sotto un albero e loro mi hanno detto: ma noi il tema degli anziani bisogna che lo risolviamo in modo diverso, perché non può più essere che facciamo quello che abbiamo fatto fino adesso. E hanno presentato questa idea. L'hanno presentata, non c'era un soldo, non sapevamo se sarebbe stato possibile. Oggi per me era un'idea straordinaria, andava al di là di qualsiasi, come si dice, immaginazione che io potessi avere, perché qui l'innovazione vera è quella sociale, insomma, perché c'è un concetto. Vi assicuro che gli anziani che sono qui dentro sono rinati, sono proprio eccezionali. Ecco, oggi essere qui a consegnare il premio, questa è una delle nove, perché sono nove, saranno 100 posti per anziani in tutta l'area del sisma, quanto di più bello mi potesse capitare, ed sono davvero le vere soddisfazioni che possono avere chi ricopre incarichi come questi. Quindi grazie davvero a questo territorio per aver creduto che da una sfortuna e da una disgrazia come quella che abbiamo avuto si può rinascere in questo modo. Ecco, questo credo che sia un esempio che possa servire a tanti. Soldi non ce n'era neanche uno, alla fine si sono trovati, ci sono le opere, gli anziani ci vivono. Quindi complimenti davvero a chi ha pensato, realizzato, ragionato, chi ha contribuito credendo in questo progetto, e complimenti chiaramente al progettista e al suo staff, perché chiaramente poi ha realizzato in modo coerente quell'idea fantastica che era stata proposta sopra quella panchina là, con un caldo terribile perché c'era caldo anche in quel momento. Grazie mille.